L'arte bizantina assorbe i canoni di quella tardo-antica, Roma si inchina a Costantinopoli e la pittura consegna alla storia forme e volti solenni. La Basilica di Santa Maria in Trastevere custodisce una traccia di questa transizione. È l'icona mariana nota come Madonna della Clemenza. Dipinta sul legno, la Vergine è in trono, sulle sue ginocchia sta il Figlio di Dio. Il volto e l'abbigliamento rievocano l'aspetto di una sovrana bizantina. Qui la pittura eredita lo stile del mosaico senza rielaborarne eccessivamente i criteri figurativi. È una delle immagini più preziose della Chiesa cristiana, oltre ad essere unica nel suo genere per le imponenti dimensioni. Con noi l'archeologa Alessandra Milella. Maria è ieratica, statica, ha una posizione fissa ed è incoronata e ricoperta di pietre preziose e di perle. Una particolarità è data dalla sua posizione, come dicevamo prima è statica, però sembrerebbe a prima vista quasi in piedi. In realtà è seduta, ha le ginocchia alzate, accostate al corpo, sulle quali tiene il bambino. Il bambino ha anche lui la particolarità di essere esattamente sulla stessa linea verticale della madre, che in questo modo si fa praticamente trono per lui. Quindi Maria è assisa in trono e allo stesso tempo, tenendo le ginocchia alzate, si rende trono per il figlio. All'interno di Santa Maria in Trastevere l'incoronazione della Vergine si celebra nel mosaico absidale. Al di sotto sei pannelli musivi rievocano gli episodi principali della sua vita, la cui assunzione, opera del Dominicano, domina dall'alto l'intera basilica. Tra le sue mura, dopo delicati interventi di pulitura e restauro, due sculture sono tornate recentemente alla devozione dei fedeli, un crocifisso ligneo del 300 ed un'immagine in cera di Maria Addolorata del 600. Si è trattato di interventi molto interessanti che hanno riportato alla luce praticamente l'aspetto di queste due opere, in particolare l'aspetto del crocifisso, con dei particolari che si stavano praticamente perdendo, si stavano dimenticando, quindi è tornato perfettamente visibile il colore del corpo, l'incarnato, così come il colore bianco della veste con delle righe dorate. Mentre per quanto riguarda la Madonna Addolorata, si capisce bene che, essendo diciamo un'immagine in cera, necessitava appunto di interventi di restauro. In particolare è conservata all'interno di un altarolo, anche questo seicentesco, che ne preservasse appunto il suo aspetto. Anche in questo caso sono stati riportati in luce i colori originali e si è consolidata la scultura.